Pace e bene a tutti. Santa giornata. Siete ancora svegli? Ce la facciamo ancora, sì. Poi vediamo pian piano. Bene, continua il nostro cammino sull'inno alla carità e oggi vediamo altre due cose che la carità non fa. Ecco, oggi San Paolo ci ricorda che la carità non si vanta e non si gonfia di orgoglio. Queste sono le due parole dalle quali partiamo. Allora, innanzitutto San Paolo ci dice che l'amore, con la maiuscola, non si vanta. Abbiamo in greco la parola perpereuomai, che è una parola che potremmo dire ci fa capire che la carità non cerca la propria immagine. È un verbo che ricorda ha a che fare con il trapassare, potremmo dire con il bucare lo schermo oggi. Cioè, chi ama non cerca il ritorno d'immagine, evita quella cenere che guasta tutto, usando un'espressione di Sant'Antonio, che è cercare se stesso in quello che fa. Perché qual è il problema della vanità? Il problema non è tanto quello che fai, il problema è che riconduci quello che fai a te per farne un vanto personale e desideri metterlo davanti agli altri per averne appunto un vanto. E capite che può guastare tutto, perché io posso ridurre tutto a un vanto personale, no? E così mettermi davanti agli altri, in modo anche aggressivo, fastidioso, per manifestarmi qualcuno. Guardate che possiamo usare tutto per fare questo. Vi leggo uno scritto di San Francesco di Sales. Sentite che simpatico, più di due secoli fa. Lui scriveva così: chiamiamo vanagloria che uno si attribuisce o per una cosa che non è in noi o che è in noi ma non è nostro, oppure per quello che è in noi e ci appartiene ma non merita che uno se ne glori, ad esempio la nobiltà della stirpe, me ne vanto, il favore dei grandi o amicizie altolocate e me ne vanto. Sono cose che non sono in noi, ma dei nostri predecessori, oppure sono opinioni degli altri, ma noi ce ne vantiamo. Ci sono individui fieri e pettoruti perché cavalcano un buon cavallo. Oggi diremmo perché hanno una bella macchina, perché portano un pennacchio sul cappello o perché sono riccamente vestiti. Ora, chi non vede che ciò è follia? Perché se c'è una gloria in tutto questo, la gloria dovrebbe essere del cavallo, che è bello. Oppure per il sarto che ha cucito il vestito. Ma che sorta di meschinità è mai questa? Andarsi a far prestare la stima dal cavallo o da un vestito? Altri poi si ringalluzziscono per i loro baffi all'insù, per la barba ben pettinata, per i capelli crespi, per le mani ben curate, per la loro bravura nel danzare, suonare, cantare, ma non sono ben miserabili cercando valore da cose tanto frivole, sciocche? Altri poi, per un po' di scienza, vogliono essere onorati da tutti, come se dovessero mettersi alla loro scuola e tenerli per maestri. Ed è per questo che vengono chiamati pedanti. Ci pensate, più di due secoli fa. Cioè, siamo questi, no? Tante volte noi facciamo così perché è un atteggiamento un po', sapete, adolescenziale, no? Cerchiamo di colmare un po' le nostre insicurezze, cerchiamo un po' il nostro valore dalle cose e rischiamo di fare così, di cercare il vanto anche in cose semplici o in cose che sappiamo fare, ma diventa tutto finalizzato al nostro ego e a manifestarci agli altri. L'amore non fa questo, ci dice San Paolo. L'amore è lieto di amare. Chi ama, ci ha ricordato il Papa, non parla sempre di sé e sa stare al suo posto. Ma c'è una seconda parola importante. Ci ricorda San Paolo che la carità non si gonfia di orgoglio. Il verbo greco che c'è sotto, fusio, ricorda il fatto che non si pone in modo arrogante e non si gonfia. Infatti abbiamo proprio il non gonfiarsi. Ecco, qua c'è un problema d'aria. Non di aria, cioè che ti gonfi, no? Perché?
Perché quello che sai o che sai fare, tu lo assolutizzi e inizi a sentirti meglio degli altri, più grande degli altri. San Paolo usa questo termine in diversi punti, no? Due importanti che ci fanno capire il problema, sempre scrivendo ai Corinti, sono il primo, ve l'ho detto il primo giorno. Vi ricordate, vi ho detto che la comunità dei Corinti era un po' divisa, no? Alcuni ovviamente tra loro ambivano a seguire, ad assolutizzare una loro guida. Allora, io sono di Paolo, io sono di Pietro, cioè si vantavano, si sentivano meglio degli altri perché seguivano uno degli apostoli. Ma poi San Paolo ricorderà anche, e userà questo termine per rimproverare chi, sapendo un po' più di cose, si sentiva meglio di chi era un po' più semplice. E infatti dirà: la conoscenza gonfia, la carità edifica. Cioè vuol far capire, tu puoi sapere pure qualcosa in più, ma se questo ti serve per sentirti meglio degli altri, stai sbagliando. E l'amore è ciò che serve. Allora, questo che cosa ci ricorda? Di fare attenzione a questo atteggiamento, cioè fare attenzione a non innalzarci, perché gonfiarti cosa ti porta a fare? A non vedere più gli altri, a occupare spazio, a sentirti più di quello che sei. Allora capite bene che abbiamo tutti quanti bisogno di imparare qualcosa nella nostra vita, no? Lo tocco appena e concludo rialzando lo sguardo alla carità, che si chiama umiltà. Perché noi tante volte cerchiamo di compensare i nostri vuoti, la nostra mancanza di autostima, in questi modi, cercando valore, cercando di sentirci meglio degli altri, gareggiando a schiacciarci gli uni con gli altri. E guardate che lo possiamo fare anche da cristiani, anche in una comunità, anche in famiglia. Gareggiare per mettere sotto l'altro, per potremmo dire sminuire l'altro. E lo possiamo fare anche noi, sacerdoti, tutti possono essere intaccati da questo tarlo brutto. Vi racconto una storiella simpatica. C'erano due bambini che giocavano. Giocavano a celebrare la messa. Allora uno dice all'altro: facciamo così, io faccio il sacerdote e tu fai il sacrestano. L'altro guarda: no, no, se tu fai il sacerdote io faccio il vescovo. L'altro lo guarda: ah sì, allora se tu fai il vescovo io faccio il cardinale. Ah sì, allora se tu fai il cardinale io faccio il papa. L'altro si alza sul tavolo: va bene, allora io faccio Dio. Ecco, a volte facciamo così, passiamo la vita cercando di metterci sopra gli altri e perdiamo il senso delle cose. Innanzitutto perdiamo il senso della realtà, di ciò che siamo realmente. Perché vedete, grazie a Dio, doni belli li abbiamo tutti, ma al contempo abbiamo anche tanti limiti, tante cose che non vanno, ne combiniamo anche tante. Allora la persona che coltiva l'umiltà è la persona che ha la giusta consapevolezza di sé davanti a Dio, sa rendere grazie per le cose belle che riesce a fare e non si scoraggia per le difficoltà che ha, ma le vede e capisce ciò che è. San Francesco diceva: ognuno di noi è tanto quanto è davanti a Dio, né più e né meno. Ma abbiamo bisogno di coltivare quest'umiltà bella per evitare questo gioco al gonfiarsi gli uni a discapito degli altri. E concludo. Allora cosa fa la carità? Se la carità non si vanta e non si gonfia, vuol dire che l'amore ci insegna a fare un'altra cosa bella, a farci piccoli per fare grandi gli altri. È ciò che ha fatto nostro Signore, no? L'Onnipotente si è fatto piccolo, bambino, continua a scendere, si fa piccino sull'altare, continua a dare la vita per noi perché noi possiamo diventare grandi. Traduciamo in modo ancora più concreto come esercizio di vita spirituale. Gesù ci ha ricordato: se vuoi essere grande, fatti servo di tutti. Cosa può voler dire per le nostre giornate? Non fare pesare quello che fai. Sii lieto del bene che puoi compiere, dell'amore che puoi dare, del bene che puoi recare con le tue capacità, senza farlo pesare. Ma che bello essere felici di dare per il fatto stesso che possiamo dare e fare qualcosa. Lo capiamo bene con i figli quando sono piccoli. Non gli facciamo pesare le cose, perché? Perché si capisce, sono piccolini. Una volta un bambino portò
una lista alla mamma, lo racconto spesso perché è simpatico, no? E la mamma lesse, il bambino era piccolo, aveva 6 anni, appena imparato a scrivere, per aver portato fuori il cagnolino 3 euro, per aver sistemato la stanza 2 euro, per aver pulito in camera 3 euro, per averti aiutata in balcone 2 euro, totale 10 euro. La mamma sorride, gira il foglio e scrive e glielo consegna. Per averti portato in grembo 9 mesi 0 euro, per tutte le notti insonni passate per te 0 euro, per tutto ciò che ti sto insegnando e trasmettendo 0 euro, totale 0 euro. Il bambino si commuove, prende il foglio e scrive tutto pagato. L'amore gratuito, il servire senza far pesare le cose, il non sentirci di più, ci è facile con i figli magari, no? Ma a volte lo perdiamo di vista e rischiamo di smarrirci, cercando il nostro valore dove il nostro valore non è, perché il nostro valore sta nel fatto di essere figli amati, di qualcuno che ci considera così importanti da dare tutta la sua vita per noi. Allora concludo lasciandovi con una preghiera bella di una bravissima donna, una figura spirituale molto bella, si chiama Madeleine del Brel, e lei pregava così: nella mia comunità, Signore, aiutami ad amare e ad essere come il filo di un vestito. Esso tiene insieme i vari pezzi e nessuno lo vede se non il sarto che ce l'ha messo. Tu, Signore, mio sarto, sarto della comunità, rendimi capace di essere nel mondo, servendo con umiltà, perché se il filo si vede, tutto è riuscito male. Rendimi amore in questa tua chiesa, perché è l'amore che tiene insieme i vari pezzi.